Buongiorno. Buongiorno. It's a pleasure and a privilege to be sharing with you again. È un piacere e un privilegio poter condividere di nuovo con voi. And today we're beginning a new series on the letter to the Philippians. Iniziamo una nuova serie sulla lettera ai Filippesi. And naturally enough, I'm starting with chapter 1. E naturalmente inizio con il capitolo 1. So, this is a Twitter handle. Qui c'è il mio Twitter handle. It says, a contented soul with a passion for books, theatre and music. Dice, un'anima appagata con una passione per i libri, il teatro e la musica. Evangelical, about cricket. E quello non si traduce, diciamo, appassionata a livello evangelica del cricket. Community organizing, curiosity and Jesus. Organizzatrice di comunitaria, eternamente curiosa e amante di Gesù. I wonder if you know who that is. Chi sarà mai? Lei. What gave me away? The cricket? Cosa che mi ha tradito? Il cricket, vero? I think if Paul had a Twitter profile, penso che Paola avesse un profilo Twitter, it would go something like this. Andrebbe un po' così. Paul, a servant of Christ Jesus, grace and peace to you. Paolo, un servo di Cristo Gesù, grazia e pace a voi. You see, apart from the letter to the Romans, vedete, a parte la lettera ai Romani, Paul begins every one of his letters with those words. Paolo inizia ognuno delle sue lettere con quelle parole. It's his life's work to serve Jesus and the church. Il lavoro della sua vita è servire Gesù e la Chiesa. And to impart upon it the blessing of grace and peace. E di impartire su essa la benedizione della grazia e della pace. Grace is the Greek word charo. Grazia è la parola greca charo. And the standard word to begin a letter would be charion. È la parola base su quale basare questa lettera sarebbe charion. But Paul uses a subtle variation charis. Ma Paolo usa una variazione sottile charis. Grace. Grazie. Grace, the unconditional, boundless love God has for those who don't deserve it. La grazia, l'amore incondizionato e sconfinato che Dio ha per chi non lo merita. Grace and peace to you. Grazie e pace a te. Peace is the Greek word alini. Pace è la parola greca arini. And quite literally means every kind of good. E letteralmente significa ogni tipo di bene. There is one use in the New Testament of it in the future tense. C'è un solo uso di questo al futuro nel Nuovo Testamento. But every other use in the New Testament is in the present tense. Ma ogni altro uso nel Nuovo Testamento è al tempo presente. Every kind of good, here and now. Ogni tipo di bene, qui e ora. Grace and peace to you. Grazie e pace a te. Let me pray for us. Preghiamo. Father, today we want to rest in the blessing of your grace and peace. Padre, oggi vogliamo riposare nella benedizione della tua grazia e della tua pace. Inhabit this space by your word and through your son. Abita questo spazio con la tua parola e attraverso il tuo figlio. We ask your spirit to confirm in us all that you want us to hear. Chiediamo al tuo spirito di confermare in noi tutto ciò che vuoi che ascoltiamo. Amen. Grace and peace to you. Grazia e pace a te.
What is even more remarkable about the greeting when used to the Philippians? Ciò che è ancora più notevole del saluto usato per i Filippesi is that Paul at the time of writing was in prison. È che Paolo al momento della scrittura era in prigione. Now, he was imprisoned several times. Ora è stato imprigionato più volte. Once in Ephesus. Una volta a Efeso. Once in Caesarea. Una volta a Cesarea. And twice in Rome. E due volte a Roma. If he's writing while in Ephesus, that dates the letter in the early 50s. Se sta scrivendo da Efeso, allora questo può datare la lettera all'inizio degli anni 50. If in Caesarea, it's the late 50s. Se a Cesarea. And if from Rome, then it's the early 60s. Cesarea alla fine degli anni 50, che è venuto dopo Cristo, e da Roma allora fine anni 60. It doesn't really matter at this distance. Non ha veramente importanza adesso. What does matter is to know the nature and character of this young church. Ciò che importa invece è di conoscere la natura e il carattere di questa giovane chiesa. The church in Philippi was the first one to be established on mainland Europe by Paul. La chiesa di Filippi fu la prima di essere stabilita, fondata nell'Europa occidentale da Paolo. And we see the narrative of that in Acts 16. E vediamo la narrazione di questo in Atti capitolo 16. Paul, while in Troas on his second missionary journey, Paolo mentre si trova a Troas nel suo secondo viaggio missionario, has a vision of a man asking him to come to Macedonia. Ha una visione di un uomo che gli chiede di venire in Macedonia. He and Silas travel to Philippi. Lui e Silas si recano a Filippi. And in seeking believing Jews, find Lydia and other women praying by the river outside the city. E in cerca di ebrei credenti trovano Lydia e altre donne che pregano vicino al fiume fuori città. Paul preaches to them. Paolo predica loro. And Lydia becomes a Christian. E Lydia diventa cristiana. And yes, I'm going to say it. E sì, lo dirò. How wonderful that the first European convert to be baptized was a woman. Che meraviglia che il primo convertito europeo era una donna. And that she and the other women began the church in Philippi. E che loro con altre donne e uomini hanno iniziato questa chiesa in Filippi. Philippi itself was an important and wealthy city. La città stessa di Filippi era una città importante e ricca. Founded by Philip of Macedon, that's Alexander the Great's father. Era fondata da Filippo di Macedonia, padre di Alessandro Magno. On the rich seams of gold that were to be mined there. Sui ricchi giacimenti d'oro che dovevano essere estratti lì. It was on a key trading route and a major Roman colony. Era su una rotta commerciale chiave e era anche un'importante colonia romana. It's a great place to start a church. È un posto fantastico per iniziare una chiesa. With so many passing through, from here the gospel will spread. Con così tanti di passaggio, da qui il Vangelo si diffonderà. The clues we have as to the nature of the church there come mostly from the tone of the letter. Gli indizi che abbiamo sulla natura della chiesa lì vengono soprattutto dal tono della lettera. Usually when Paul writes to a church, di solito quando Paolo scrive a una chiesa, it's because they've annoyed him. È perché lo hanno fatto arrabbiare. Or have come to believe something erroneous. O sono arrivati a credere a qualcosa di sbagliato. Like Galatians. Come i Galati. The Ephesians. Gli Efesini. Or the Corinthians. Or Corinzi. But with the Christians in Philippi, Paul is writing to people he loves. Ma con i cristiani di Filippi, Paolo scrive a persone che ama. He longs to be with them and of whom he is proud. Desidera ardentemente stare con loro e lui è fiero di loro. It's a particularly personal relationship. È un rapporto
particolarmente personale. And this gives the letter its character. E questo dà alla lettera il suo carattere. The church in Philippi have heard that Paul is in prison. La chiesa di Filippi ha saputo che Paolo è in prigione. And so have sent Epaphroditus to him with a gift. E così hanno inviato Epafrodito con un dono. They are a generous, caring community. Sono una comunità generosa e premurosa. But one that's been shaken by Paul's imprisonment. Ma questa comunità è stata scossa dalla prigione di Paolo. And we see him write in Ephesians 4. E vediamo scrivere in Filippesi 4. I've been paid in full and have more than enough. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. I am fully satisfied. Sono ricolmo di beni. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. Avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato. A fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. So Paul is writing to them with gratitude for their generosity. Quindi Paolo sta scrivendo a loro con gratitudine per la loro generosità. But also to remind them of who they are in Christ. Ma anche per ricordare loro chi sono in Cristo. And that he alone is their confidence. E che lui solo è la loro sicurezza. The themes of the letter are joy, unity and Christ-centeredness. Quindi i temi della lettera sono la gioia, l'unità e la centralità di Cristo. But today in chapter 1 we are looking at the theology of joy. Ma oggi in capitolo 1 vogliamo vedere la teologia della gioia. There are 15 references to joy in Philippians. Ci sono 15 riferimenti alla gioia in Filippesi. But Paul is not talking about happiness. Ma Paolo non sta parlando di felicità. The word he uses for joy, la parola che usa per gioia, has the same root as the one he uses for grace. Ha la stessa radice di quella che usa per la grazia. Christian joy is to know the source of grace and peace. La gioia cristiana è conoscere la sorgente della grazia e della pace. As some random guy on the internet put it, joy is, come qualcuno ha detto su internet, la gioia è a state of mind and an orientation of the heart. Uno stato d'animo e un orientamento del cuore. It is a settled state of contentment, confidence and hope. È uno stato stabile di contentezza, fiducia e speranza. And my apologies to random guy. E chiedo scusa a quel qualcuno. I didn't make a note of his name and I haven't been able to find him again. Perché non ho segnato il suo nome e non sono riuscito più a trovarlo. So, how do we train ourselves to inhabit naturally and manifest joy? Quindi, come ci alleniamo ad abitare in modo naturale e manifestare gioia? There are three ways that Paul says are key. Ci sono tre modi che Paolo indica sono chiave. First, know you are a work of God. Prima di tutto, sapere che tu sei un'opera di Dio. At the start of the letter, he says to all God's holy people. All'inizio della lettera, lui dice a tutte le persone sante di Dio. I wonder if, like me, you worry about talking about the church being holy people. Mi chiedo se, come me, ti preoccupi di parlare della Chiesa come persone sante. Let's face it, if you're anything like me, ammettiamocelo, or I'm anything like you, se voi siete un po' come me, o io sono un po' come voi, then often holiness is not how you would describe us. Allora, spesso la santità non è la parola che userei per descriverci. Judgmental, angry, selfish, quarrelsome, probably. Forse, allora, abituati a litigare, arrabbiati, egoisti, litigiosi,
probabilmente a santi, the holy. But holiness doesn't equal perfect. Ma la santità non è uguale alla perfezione. It doesn't even equal being good. Non è nemmeno uguale a essere buoni. Yes, of course. We take seriously the need to be recognized by our love of others. Certo, prendiamo sul serio il bisogno di essere riconosciuti per il nostro amore verso gli altri. By manifesting the fruit of the Spirit. Dal nostro manifestare i frutti dello Spirito. And as Marco reminded us last week, e come ci ha ricordato Marco la settimana scorsa, by the way we travel this world being the aroma of Christ. Dal modo in cui viaggiamo in questo mondo essendo l'aroma di Cristo. These characteristics do not come through our trying to be good. Queste caratteristiche non vengono dal nostro tentativo di essere buoni. They come because we ask the Spirit to help us and change us. Vengono perché chiediamo allo Spirito di aiutarci e cambiarci. And also through the discipline of discipleship. E anche attraverso la disciplina del discipolato. But even all of that will not make us a holy people. Ma neanche tutto ciò ci renderà un popolo santo. Because I guarantee in the trying we will fail. Perché posso garantire che nel tentativo falliremo. We are human and humans are fallible. Siamo umani e gli umani sono fallibili. The theologian Rowan Williams says this. Il teologo Rowan Williams dice questo. A human being is not holy because she or he triumphs by willpower over chaos and guilt and leads a flawless life, but because that life shows the victory of God's faithfulness in the midst of disorder and imperfection. Un essere umano è santo non perché trionfa con la forza di volontà sul caos e sulla colpa e conduce una vita impeccabile, ma perché quella sua vita mostra la vittoria della fedeltà di Dio in mezzo al disordine e all'imperfezione. Grace and peace. Grazie e pace a te. Our identity rests on the unconditional, boundless love God has for those who don't deserve it. La nostra identità poggia sull'amore incondizionato e sconfinato che Dio ha per coloro che non lo meritano. And on whom he lavishes every kind of good. E ai quali elargisce ogni genere di bene. The good news is that we recognize that our identities are a work in progress. La buona notizia è che riconosciamo che le nostre identità sono cantieri con lavori in corso. Paul in verse 6 writes this. Paolo in versetto 6 scrive così. I am confident of this, that the one who began a good work among you will bring it to completion by the day of Jesus Christ. E ho questa fiducia che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Not only is God at work through us, but in us. Non solo Dio all'opera attraverso di noi, ma in noi. Both collectively and individually. Sia collettivamente che individualmente. And the promises, there will be a revelation. E la promessa è che ci sarà completamento. Here, but particularly in Ephesians chapter 2. Qui, ma in particolare anche nel capitolo 2 di Efesi. When Paul speaks of us being God's handiwork, quando Paolo parla di noi come opera di Dio, the word he uses is poema. La parola che usa è poema. From which we get the word poem. Che in inglese arriva poem, ma in italiano già ci siamo. In you and in me, God is creating a work of art. In te e in me Dio sta creando un'opera d'arte. Grace and peace to you. Mm-hmm. Grazie e pace a te. The
The second key is to know that we are loved by God. La seconda chiave è di sapere che siamo amati da Dio. I mentioned earlier that Paul loves this young church. Ho detto prima che Paolo ama questa giovane chiesa. And we can see that by the way he addresses them. E lo possiamo vedere nel modo in cui lui si rivolge a loro. And in the relationship he has with them. E dal rapporto che ha con loro. In verse 3 he says, I thank my God every time I remember you. In versetto 3 dice, io ringrazio mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. In verse 7 he says, it's right of me to think this way about all of you because you hold me in your heart. Versetto 7 dice, ed è giusto che io senta così di tutti voi perché io vi ho nel cuore. And in verse 12 he says, I want you to know, beloved. In versetto 12 dice, desidero che voi sappiate, miei cari. Of all the verses in this chapter, I think these are possibly the most challenging. Di tutti i versetti di questo capitolo, penso che questi siano forse più impegnativi. How many of us can honestly say that we thank God for our church family? Quanti di noi possono onestamente dire che ringraziamo Dio per la nostra famiglia di chiesa? And by that, I don't only mean those here. E con questo non intendo dire solo quelli qua, in questa stanza. But across the whole of the church. Ma in tutta la chiesa. Do we call our sisters and brothers beloved? Chiamiamo i nostri fratelli e sorelle amati? Do we hold them in our hearts? Li teniamo nel cuore? Or are we more like those mentioned in verses 15 and 17 who preach Christ but without love? Oppure siamo più come quelli menzionati nei versetti 15 e 17 che predicano Cristo ma senza amore? Nicky Gumbel, the founder of the Alpha Course, says this. Nicky Gumbel, fondatore del corso Alpha, dice questo. I've been challenged by God to stop asking about my fellow Christians what's wrong with them and to start asking what do they have that I need to learn. Sono stato sfidato da Dio di smettere di chiedere dei miei compagni cristiani cosa hanno che non va e iniziare a chiedere cosa hanno che devo imparare. Does it really matter that some have different traditions or emphasis to us? È davvero importante per noi che alcuni abbiano tradizioni e enfasi diverse? This is what Paul writes in verse 18. Ecco cosa scrive Paolo in versetto 18. He's talking about people that are preaching Christ to do him down. Sta parlando di persone che stanno predicando Cristo per criticare lui stesso. He says, what does it matter? Just this, that Christ is proclaimed in every way, whether out of false motives or true. And in that I rejoice. Dice, che importa, comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Which is better, to be correct or to love? Cos'è meglio, aver ragione che o amare? I love how the Message translation puts verses 9 and 10. Mi piace molto la traduzione della la Bibbia, The Message, in versetti 9 e 10. It said, Paul says, so this is my prayer, that your love will flourish, and that you will not only love much, but well. Quindi questa è la mia preghiera, che il tuo amore fiorisca e che non solo amerai molto, ma bene. Of course, the root and source of this love is Jesus. Certo, la radice e la fonte di questo amore è Gesù. In these 30 verses of chapter 1, in questi 30 versetti di capitolo 1, Paul references Christ 20 times. Paolo parla di Cristo 20 volte. A life framed within the knowledge of all that Christ has done for us,
maturata nella conoscenza di tutto ciò che Cristo ha fatto per noi, propels us outwards, ci spinge verso l'esterno. And just like the Philippians, we share the gospel. E proprio come i Filippesi, condividiamo il Vangelo. We cannot help ourselves. Non possiamo farne a meno. We know what it is to be loved. Sappiamo cosa significa essere amati. And we want the world to know it too. E vogliamo che il mondo lo sappia anche. A grateful heart is a generous heart. Un cuore grato è anche un cuore generoso. Grace and peace to you. Grazie e pace a te. Finally, the third key to a theology of joy is hope. E infine, la terza chiave a questa teologia della gioia è la speranza. For we are saved by God. Perché siamo salvati da Dio. Paul says in verse 18 to 21, yes, I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Paolo dice così: di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà alla mia salvezza, mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. The prayers of the faithful and the provision of the Spirit give him hope. Le preghiere dei fedeli e la provvidenza dello Spirito gli danno speranza. And what a remarkable testimony to the authority of this young church. E che testimonianza dell'autorità di questa giovane chiesa. Their prayers bring hope. Le loro preghiere portano speranza. Through them, Paul has hope in the short term for deliverance. Attraverso loro Paolo ha speranza a breve termine. And also the strength to face his persecutors. Quindi a breve termine per la liberazione e anche per la forza per affrontare i suoi persecutori. In the long term, his hope is secure in Jesus. A lungo termine, la sua speranza è sicura in Gesù. Paul never loses sight of the eternal picture. Paolo non perde mai di vista l'immagine eterna. For me, to live is Christ, and to die is gain. Perché per me vivere è Cristo e morire è guadagno. And even though he's in prison, life is great. E anche se è in prigione, la vita è bella. He wants to go on living. Vuole continuare a vivere. He wants to see his friends again to encourage them. Vuole rivedere i suoi amici per incoraggiarli. And to once more share the gospel work with them. E per ancora una volta condividere questa opera del Vangelo con loro. But if that is not to be, ma se così non fosse, then there is something better. Allora c'è qualcosa di ancora meglio. And that is that he will be. Ed è che lui sarà con Cristo. In finishing, I want to share the final message of Reverend Joel Edwards. Per finire, voglio condividere il messaggio finale del Reverendo Joel Edwards. He was a titan of the church in the UK. È un grandissimo della Chiesa nel Regno Unito. And he died this week. Ed è morto questa settimana.
And this is his final message. E questo è il suo messaggio finale. So, dear friends, this is to say, if I'm going to cry. This is to say a final goodbye. Vi scrivo questo per darvi un ultimo addio. First, my incredible thanks for your grace, love, and holding on with me to the fingernail miracle. Innanzitutto i miei più smisurati ringraziamenti per le vostre preghiere, il vostro amore per avermi tenuto stretto a questo miracolo. Words cannot express the depth, breadth, and height of my gratitude, but I have gone home. Le parole non possono esprimere la profondità, l'ampiezza e l'altezza della mia gratitudine, ma sono tornata a casa. My earnest prayer is that your faith and tenacity on my behalf will not be considered a pointless religious exercise. La mia fervida preghiera è che la vostra fede e tenacia da parte mia non sia considerata un inutile esercizio religioso. But that it will have strengthened your faith in a God who is marvelous, mysterious and majestic in all that he does. Ma che abbia rafforzato la vostra fede in un Dio che è meraviglioso, misterioso e maestoso in tutto ciò che fa. The faithful one. Colui che è fedele. I commend my family to you. Vi raccomando la mia famiglia. I know you will watch out for them in the months and years ahead. So che vedrete su di loro nei mesi e negli anni a venire. And I commend you to God and to the word of his grace that is able to build us up and give us an inheritance among those that are being saved. E vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che può edificarci e darci un'eredità tra coloro che sono stati salvati. I wait to welcome you. Vi aspetto per accogliervi. What is Joel in that message has summed up chapter 1. Joel in questo messaggio ha riassunto il capitolo 1 qui. But what is remarkable? La cosa più notevole is that every leader of every denomination of the Church of Christ, e che ogni leader di ogni denominazione della Chiesa di Cristo, on hearing this news, sapendo di questa notizia, said, "What a joy!" Hanno detto che gioia it had been to work with Joel. Era stato lavorare con. The church unified. La Chiesa unita. Put aside the difference. Messo da parte le differenze. Inhabit the theology of joy. Inabita la teologia della gioia. A work of God. Un'opera di Dio. Loved by God. Amato da Dio. Saved by God. Salvato da Dio. Grace and peace to you. Grazia e pace a te. Amen.